Ciao bambini, eccoci di nuovo qua nella nostra classe virtuale. Allora, è passato un bel po' di tempo, ma se vi ricordate, tempo fa stavamo facendo un percorso lungo la linea del tempo per vedere qual è stato lo sviluppo, della Chiesa nei secoli. Vi ricordate? Allora, velocemente ripassiamo. Abbiamo detto che, abbiamo visto le persecuzioni, le avete viste con la maestra Lorena. Avete visto insieme sempre a lei, avete visto la Domus Ecclesiae, poi con me avete visto lo scisma tra Oriente e Occidente, la Riforma Protestante, il Concilio di Trento con la Riforma Cattolica e lì poi ci siamo fermati perché poi dopo siamo andati con la Pasqua, il progetto Ora di Futuro, eccetera, eccetera. Però riprendiamo un secondo, attenzione. Avevamo lasciato il Concilio di Trento. Beh, forse è un bene che tra la lezione del Concilio di Trento e quella di oggi è passato lungo tempo. Perché? Perché il Concilio di Trento è rimasto l'ultimo concilio per 400 anni. Pensate, 400 anni sono tantissimi nella linea del tempo. Ecco, per questi 400 anni non c'è stato più un concilio. Esattamente come tutto questo tempo che è passato tra l'ultima lezione e oggi, no? Ecco, è un po' simbolica la cosa. Bene, 400 anni, dicevamo, per la Chiesa sono veramente tanti e questa Chiesa iniziava a essere un pochino polverosa. Vi ricordate, avevamo detto che il Concilio di Trento aveva dovuto prendere dei provvedimenti anche e soprattutto in risposta all'attacco di Lutero e quindi della sua riforma. Quindi è vero che tante cose andavano bene, ma andavano bene per quel tempo. 400 anni hanno cambiato un po' la società e questa chiesa non rispondeva più alle esigenze del mondo contemporaneo. Ecco allora che la chiesa vive un momento di svolta epocale, il Concilio Vaticano II. E è quello che vediamo oggi. Vediamo bene in cosa consiste. Il Concilio Vaticano II è probabilmente il più importante concilio ecumenico della Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento. Prende il nome dal luogo in cui si tenne, appunto il Vaticano, ricordando che fu il secondo in ordine di tempo, perché c'è stato anche un Concilio Vaticano I. Questo Concilio Vaticano I fu interrotto nel 1870 per alcuni eventi storico-politici, sarebbero praticamente la presa di Porta Pia che studierete alle medie. Il Concilio Vaticano II fu aperto da Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962. Ecco, capite che sono passati oltre 400 anni dal Concilio di Trento. È un tempo enorme. E si chiuse 3 anni dopo con un altro papa, Paolo VI, l'8 dicembre del 65. Quindi, anche se il concilio è durato soltanto 3 anni, non c'è stato un unico papa dall'apertura alla chiusura, ma due papi diversi. Il concilio ha avuto 10 sessioni. Solo una, la prima, si tenne sotto il pontificato di Giovanni XXIII, mentre le altre con Paolo VI. E sono state celebrate in 4 periodi diversi. Ecco, l'apertura del concilio fu in un certo senso una sorpresa, perché nessuno immaginava che la Chiesa avrebbe deciso di aprire una nuova riunione plenaria a distanza di così poco tempo dalla precedente, appunto il Concilio Vaticano I, soprattutto perché i primi provvedimenti di Papa Giovanni XXIII erano stati tutt'altro che progressisti. Anzi, nei primi anni del suo pontificato, il Papa vietò, ad esempio, qualsiasi forma di lavoro per i cosiddetti preti operai, ovvero quei preti che lavoravano in fabbrica per poter capire meglio le esigenze dei fedeli attraverso le loro vite. Ecco, il discorso di apertura del Concilio, tuttavia, rese subito chiaro che nella Chiesa c'era una forte volontà di guardare alla società reale dopo la guerra e che si sentiva un bisogno di rinnovamento. Allora, vediamo insieme le parole di Giovanni XXIII.
illuminata dalla luce di questo concilio, la Chiesa si ingrandirà di spirituali ricchezze e, attingendovi forza di nuove energie, guarderà intrepida al futuro. Infatti, con opportuni aggiornamenti e con la saggia organizzazione di mutua collaborazione, la Chiesa farà sì che gli uomini, le famiglie, i popoli volgano realmente l'animo alle cose celesti. Il concilio raccolse quasi 2500 cardinali, patriarchi e vescovi cattolici da tutto il mondo. Gli europei non erano più in maggioranza, così come non lo erano i tradizionalisti. Si calcola infatti che solo il 33% dei presenti avesse posizioni conservatrici, il che spiega probabilmente i grandi cambiamenti che vennero dal concilio in quegli anni. Il concilio ha prodotto molti documenti, ma di questi ce ne sono alcuni fondamentali e si chiamano costituzioni. Le costituzioni sono quattro: la Sacrosanctum Concilium, cioè il Sacro Concilio, sulla liturgia, la Lumen Gentium, cioè luce delle genti, in latino, che è sulla Chiesa, la Dei Verbum, cioè la parola di Dio, è sulla rivelazione, cioè appunto la parola di Dio, e la Gaudium et Spes, cioè in latino le gioie e le speranze, sulla Chiesa nel suo rapporto con il mondo contemporaneo. Ecco, una piccola curiosità: da dove escono fuori questi titoli? Ecco, c'è un'usanza nella Chiesa che non è soltanto per il Concilio Vaticano II, ma è sempre, che è quella di dare il titolo con le prime parole del documento. Facciamo un esempio. Prendiamo la Costituzione Gaudium et Spes. Le Costituzioni, come tutti i documenti, sono scritti in latino perché la lingua madre della Chiesa è, ancora oggi, il latino. Noi prendiamo il testo in italiano. Vediamo che la traduzione italiana della Gaudium et Spes inizia così: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi inizia con le gioie e le speranze. In latino, quindi, il testo originale inizia con Gaudium et Spes. E guardate qual è il titolo? Gaudium et Spes. È un'usanza che c'è nella Chiesa, che è quella appunto di dare il titolo con le prime parole del testo del documento. Ma quali sono i cambiamenti che segnarono il concilio nella pratica? Beh, sicuramente i cambiamenti più evidenti sono stati nel rito, cioè nella liturgia, nella messa. Vediamoli. Allora, si stabilì che i fedeli potessero finalmente essere accolti come parte attiva nella messa. Ecco che allora nasce da qui la messa cantata o le risposte. Nella vecchia messa il popolo partecipava in modo decisamente minore, anzi, quasi per niente. Seconda cosa, i preti si stabilì che dovessero celebrare rivolti verso i fedeli. Questo perché? Perché fino a quel momento davano le spalle ai fedeli, cioè avevano l'altare rivolto verso il muro, tanto per capirci. Terza cosa, si stabilì che la messa dovesse essere comprensibile, cioè niente più latino, ma lingua volgare. E questo forse è il cambiamento più grande che venne dal concilio. Capite bene che era una messa, sì, sempre la stessa, ma in realtà era tutta nuova. Le persone prima andavano a messa e trovavano il prete che parlava in latino, celebrava di spalle al popolo e forse faceva tante cose anche da solo, cioè dava poco spazio alle risposte. Se invece qualcuno di voi ha l'abitudine di andare a messa, ha visto che invece oggi è quasi un dialogo, no? Tra il sacerdote e il popolo che risponde. E il sacerdote è rivolto verso l'assemblea e soprattutto è tutto in italiano, quindi tutti capiscono. Beh, direi che questo concilio ha dato grandi cambiamenti alla messa. Ma oltre alla messa, quali sono gli altri cambiamenti? Vediamoli. A livello di dottrina fu stabilito invece che la parola di Dio dovesse essere storicizzata, cioè si tratta di un cambiamento epocale perché apre alla possibilità di interpretare il testo sacro in modo che sia collegato ai tempi moderni. Anche il Sant'Uffizio cambiò nome e iniziò a chiamarsi Congregazione per la Dottrina della Fede.
e infine gli altri culti vennero in qualche modo riconosciuti. Con il Concilio Vaticano II si apre la stagione dell'ecumenismo, cioè del dialogo con le altre religioni. Questo è uno dei grandi obiettivi del Concilio, cioè quello di risanare le spaccature con le altre religioni, riconoscerle e dialogarci, la cosa più importante, dialogare con le altre religioni. Ecco che cos'è l'ecumenismo. Questi sono i cambiamenti, ma quali sono le conseguenze? Beh, sapete che ogni azione ha delle conseguenze. A volte sono positive, a volte negative, ma diciamo che generalmente ci sono entrambe. Ecco, allora vediamo quali sono quelle del Concilio Vaticano II. Le nuove aperture del cattolicesimo ebbero naturalmente delle ripercussioni nel mondo cattolico, cioè molte correnti intransigenti rifiutarono le decisioni del Concilio, mentre altre più progressiste si aprirono ulteriormente. Alcune correnti intransigenti si estremizzarono ulteriormente. Vediamo ad esempio i lefebriani, seguaci di Lefebvre, che si distaccarono dalla Chiesa fino a ricevere una scomunica nel 1988, che poi fu ritirata da Benedetto XVI. Oppure i sedevacantisti, che si rifiutarono di riconoscere la legittimità di tutti i papi usciti dal Concilio. Oppure un'altra spaccatura ancora, l'Opus Dei, che continuò a celebrare la messa in latino. Beh, non dobbiamo pensare che ci sono state conseguenze negative soltanto. Anzi, in realtà le conseguenze negative, mi viene da dire, che sono soltanto queste poche. Perché? Perché le altre sono state tutte estremamente positive. Pensate al grande rinnovamento della Chiesa, cioè tutta la Chiesa, dalla sua struttura, ma proprio all'aria che la Chiesa viveva e respirava, era completamente nuova. La risposta che la Chiesa dava alla società di quel tempo, cioè di poco più di 50 anni fa, ma che continua a dare oggi, è completamente nuova. Tutta la vita della Chiesa è completamente nuova. Pensate che nascono i movimenti, come tutti i movimenti carismatici o il movimento neocatecumenale, che ancora oggi hanno grandissimo seguito. E poi pensiamo a come si è sviluppato l'associazionismo. Pensiamo ad esempio al grande successo nei primi anni del dopo concilio delle grandi associazioni come l'Azione Cattolica. Beh, insomma, avrete capito che il Concilio Vaticano II fu un evento epocale che da un lato segnò una nuova scissione nella Chiesa, ma dall'altro aprì un'istituzione antichissima a un mondo che fino ad allora si rifiutava di conoscere, segnando un'epoca di grande cambiamento interno. Ecco, non so se ci sono riuscito a trasmettervela, ma la cosa principale che dobbiamo capire nel Concilio Vaticano II è proprio l'aria nuova, il grande rinnovamento. Quest'aria portava un grande entusiasmo anche all'interno della Chiesa. Sì, è vero, i più conservatori non la presero per niente bene, ma pensate veramente alla rinascita della Chiesa. Bene, questa pagina di storia è stata veramente indispensabile per la Chiesa ancora oggi. E pensate che ancora oggi non siamo riusciti a rinnovarci completamente, secondo quello che viene indicato nelle costituzioni del Concilio Vaticano II. Ma vedete che con Papa Francesco questo rinnovamento sta continuando ancora oggi e continua ad andare avanti, questo è veramente bello. Allora, per il momento ci fermiamo qua. Però vi chiedo di verificare se avete capito bene. E lo vediamo principalmente con un esercizio sulle costituzioni del Concilio Vaticano II. Per cui vi chiedo di fare un esercizio sul vostro quaderno attivo, questo qua, a pagina 100, ok? Fate questo esercizio e me lo rimandate tramite registro elettronico. Ciao bambini, alla prossima settimana!